Io cercavo protezione, invece ho provato solo punizione. Questo posto è un piccolo paradiso. Vuoi venirci a trovare? Essere buoni e facili, essere cattivi e facili, educare. Si sente quando Suor Rosalina arriva. È una persona molto molto pericolosa. Le vostre colpo di merda! Difficile e ignorante! Vai via da qui! Freni, zitto! State zitta! Mi hanno impedito quella forza di scappare. Ti ha iniziato a colpirmi, a tirarmi dei calci sui testicoli. Calci, pugni. Ma continuo a girare intorno con la carriera. Questi fanno camminare questa carriera piena di sassi. Questo non serve, adesso pago le conseguenze. Paolo prende i panni di una suora. Io non ci credo, però se esistesse si vestirebbe da suora. La comunità Shalom in provincia di Brescia, da quasi 40 anni, è una delle più rinomate comunità terapeutiche per tossicodipendenti. È gestita da un gruppo di suore e a prima vista sembra una struttura quasi perfetta. È un posto molto bello, ovviamente, a quello che vedi. All'esterno è una bellissima vetrina. Questo posto è un piccolo paradiso, un incanto. Tutta curata, giardino curato, tutto perfetto. Ma a giudicare dalle decine di testimonianze che abbiamo raccolto, tra chi lì dentro ci ha vissuto per anni, dietro questa perfezione si cela un vero e proprio microcosmo dell'orrore. Ho visto dare sberle e dare calci, legare le persone. Mi hanno messo in un gabbiotto di legno, iniziato a tirarmi dei calci sui testicoli o con dei bastoni a colpirmi. Mi hanno riempito di schiaffi e mi hanno fatto perdere la vista per 4 giorni da un occhio. Io ero disperato, vivevo nella disperazione. Con la forza mi buttano a terra, mi prendono a calci, non mi fanno respirare. Stavo perdendo i sensi, addirittura mi buttano anche una pietra in testa, tutto pieno di sangue, pieno di lividi, non capivo nulla, non riuscivo neanche a alzarmi in piedi, con loro che continuavano a picchiarmi, calci, pugni. Riuscire ad avere delle prove di quello che queste persone vogliono denunciare è molto difficile, perché la comunità è strutturata come una sorta di carcere. Sono reti di ferro alte 3 metri, che sei sempre controllato, fanno sempre l'appello ogni 2 ore. Le finestre hanno le sbarre, sei accompagnato ovunque. L'uso dei telefonini o di qualsiasi altra tecnologia è strettamente vietato e all'ingresso agli ospiti viene effettuata una perquisizione corporale. Al momento in cui entri ti fanno la perquisizione corporale, come quando vieni arrestato. Mi hanno fatto spogliare in bagno, mi hanno perquisita. Mi hanno costretto anche a fare degli squat per assicurarsi che entro a sedere non c'era niente. Non è normale tutto ciò. Per questo decidiamo di andare a verificare in prima persona. Con una nostra giornalista chiamiamo una delle suore responsabili della struttura e ci diciamo interessati a fare del volontariato dentro la comunità. Pronto? A spingerci, le diciamo, è un'improvvisa vocazione religiosa. Ho iniziato ad avvicinarmi a Dio, alla preghiera. Vuoi comunque venirci a trovare? Dirò alla suora se vuole fare un colloquio con te. Ci sarei davvero contentissima. Ci vediamo presto. Ciao, ho appuntamento con Suor Rosalina. Chi è? Sono Giorgia. Vieni, se tramite chi? Tramite Suor. Padre dei cavalli, abbiamo il pollaio, capre, asini, gallini. Sembra veramente una... Sì, sì, è proprio una città in pratica. Sì, una piccola città. Una piccola città, sì. Vieni Giorgio. Come stai? Tutto bene te? Bene, grazie. Adesso ho avviso che sei arrivato, va bene? Ah, bene, sì, grazie. Penso che devi incontrarla. Sì, certo. Per poterci infiltrare dentro la Shalom, dobbiamo prima conquistare la fiducia di Suor Rosalina Ravasio, la fondatrice e sovrana assoluta di questa comunità, a cui raccontiamo di esserci avvicinati a Dio dopo una relazione travagliata. Venite un attimo. Facciamo quello che ci mettiamo qui come quelli che sì. Io ho incontrato un ragazzo, io mi sono proprio innamorata, aveva un problema con l'alcol e prendeva anche qualche droga. Sono riuscita, diciamo, a staccarmi e quindi questo, però anche la preghiera. Ti ha allontanato. Sì. Dio provvede, è importante camminare con me. Sei una brava ragazza. Hai
hai fatto un po' la stronza, no? Hai sbagliato, chiedati adesso che non ti tradisci. Vieni stasera, magico, cosa di Suor Rosalina dà il suo ok per ammetterci come ospiti volontari nell'area femminile della comunità e così per settimane potremo vivere a stretto contatto con le ospiti. Benvenuta! Grazie. Piacere. Guarda, per chi viene qua a fare il volontario così respira l'armonia, la pace, così. Vero? In realtà per chi c'è dentro non so se c'è l'armonia, la pace. A volte c'è lo screzio, la discussione, come in tutte le famiglie. In quanto volontari possiamo entrare dentro la struttura senza essere sottoposti a perquisizioni. Perché non sono delle ragazze? Io sono senza parole. Quando arriviamo, le ospiti sono intente a fabbricare manufatti di plastica, ripetendo all'infinito una serie di preghiere. Non mi sono presentata, sono Giorgia. Vi devo dire che mi avrete un po' tra i piedi nel prossimo periodo, perché vengo qua con voi dalle 5 del pomeriggio fino al mattino, dormo anche qua. Una volta entrati dentro la comunità ci accorgiamo subito di un clima molto teso, in cui dalla preghiera si passa facilmente ad ogni forma di insulto e di violenza psicologica. Mi dicevano figlio di puttana, pezzo di merda, bastardo, mi sputavano in faccia addirittura. Ma non mi vergognate, delle merda. Ma è possibile? Drogata, sei una drogata, vada, fai schifo, non hai vergogna. Non recupero una bella merda dei vostri piatti. Ma siete assurde, è il vostro egoismo di merda. Stupide e ignoranti. Bastardo, carogna, cretino, scemo, stupido. Oh no, manica di scena, c'è le cretine. Mi sembra di parlare con le troglodite. Vai via da qui! State zitte! Quando gli insulti non bastano, le suore ricorrono a metodi educativi più drastici, ma a questi, essendo degli ospiti volontari, non ci permettono di assistere. Giorgia, meglio che preghi giù. Perché devo fare un intervento adesso. Vieni, andiamo a pregare di là. Ma cosa è successo prima? Dovevamo fare degli interventi correttivi abbastanza pesanti. Quando dobbiamo fare degli interventi specifici evitiamo di far stare le ospiti. Ho dovuto fare un briefing abbastanza. L'educazione è sempre correttiva. Diciamo bastone carota, capito? Non sono state sfortunate, adesso pagano le conseguenze. Non sono degli animini, loro sono delle canaglie che cerchiamo di trasformare e di smettere di fare le stronze e le tossiche. La situazione, se possibile, peggiora dopo l'imbrunire e di notte la comunità sembra un film dell'orrore. Brutta stronza di merda! Brutta stronza di merda! Noi andiamo a letto 11:30 e tu alle 11:31 fino alle 7 del mattino devi saltare urlando. Anch'io ce la posso fare, anch'io ce la posso fare. Nonostante dicano di ospitare soprattutto tossicodipendenti, i circa 250 ospiti di Shalom si sono ritrovati qui per una varietà infinita di ragioni. Qual è il tuo problema? Io mi ho preso dentro per depressione. E avevi deciso tu di entrare qua? Non so, ci ricordavo la bambina, perché vuole essere soffatto. I tossicodipendenti veramente ce n'erano pochi, cioè la maggior parte erano ragazzini definiti ingestibili. Io ho un problema, si chiama disturbo ossessivo compulsivo, e lo scaricavo nei vestiti, compravo molti vestiti. La mia madre non ci capì più nulla e mi indirizzò a questa comunità. Tra questi ospiti conosciamo una ragazza con problemi psichiatrici che è qui da più di 10 anni. Tu soffri di stacco? Sì. Sono 10 anni e mezzo. Alcuni ex ospiti hanno visto che questa ragazza ha subito in diverse occasioni violenze dai responsabili della comunità. Questa ragazza purtroppo è stata abbandonata, non ha più nessuno, è stata lasciata lì in comunità. È come se fosse un gattino che lasci per strada. È lei che è stata presa a calci più volte, è lei che è stata sotto la pioggia, è stata nella buca della merda. Se mi fate comune, amore, quella c'è, buttarmi nella buca. In effetti, le suore non sembrano trattarla proprio con i guanti.
Hai capito? Non fare una. Andiamo insieme a tutte le altre. Brava. Hai fatto non era bambina, era svega a 30 anni. Era più furba che bella. Però volevo andare con lei a vedere il campo. Scusate, sei una cozza, una sanguisuga. Il metodo proposto per curare ogni diverso tipo di problematica è sempre lo stesso. La cristoterapia, che consiste sostanzialmente nel salmodiare continuo. Sì, basati tutto su una stessa terapia comune, che è la cristoterapia, che è la terapia della fede. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Tutto girava intorno alla preghiera. Se tu ti rinunciavi di pregare, che magari non eri credente, venivi insultato, picchiato, preso a schiaffi. La sura, se sapeva che tu non pregavi, ti massacrava. Nel mio cuore, tu leggi dolori e speranze. Prega di essere la luce per il vento. Ti riposi in pace, questo ragazzo è un ragazzo di me. Ma io non prego, non faccio niente, non mi interessa. Dove rimani? Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. In Shalom si sta in ginocchio anche altrove. Ti uccide e loro lo sanno, perché è quello che vogliono fare, vogliono piegarti mentalmente. Devi obbedire, pregare, basta. Non puoi avere nessun tipo di altro pensiero, è un campo di concentramento. Fin qui sei proprio, non devi portare tu la nave. Tu devi essere un passeggero. Il timone, la nave la porta qualcun altro. Devi imparare a non pensare con la tua testa. Oltre alla preghiera, però, a quanto pare nella cristoterapia è incluso anche l'uso di psicofarmaci. Appena entrato, dopo 2 o 3 giorni, hanno cominciato a bombardarmi di psicofarmaci. Io sono uscita dalla Shalom con una terapia da cavalli. Per tantissimi mesi stavo sempre in uno stato di coma, cioè non avevo un vegetale, dormivo sempre. Io prendevo le medicine. Prima veniva un dottore, non era bravo. Davo troppe cose. Il litio e il Serenasa avevano raggiunto un livello troppo alto nel sangue. E non riuscivo più a far niente. Dovevo imbucarmi, mi tremavano le mani. Tutto il giorno, poi sbavavo. Io quando ho messo il collare, che non riuscivo a tenere la testa dritta, e c'era. Prendeva l'acqua, metteva un po' di pane e me lo faceva mangiare, perché non riuscivo a mandarlo giù. Prendere 150 gocce di Valium, 50 al mattino, 50 al pomeriggio e 50 alla sera, più 6 di Clopixol al mattino, 6 al pomeriggio e 12 alla sera, più 2 pasticche alla sera. La gente non mi capiva quando parlavo, non mi capivo neanch'io. Bavavo, quando mangiavo mi cadeva il cibo dalla bocca. Vedevi tanti di loro piegati con la bava alla bocca, che alcuni dovevano essere sorretti. I psicofarmaci non vengono somministrati da operatori sanitari, ma dai cosiddetti vecchi, ovvero dai pazienti più anziani della comunità. In fila, nella lattoterapia, aprivi la bocca per far vedere che l'avevi deglutita. Eravamo tutto il giorno ipnotizzate sotto psicofarmaco. Le avete prese tutte? Sono sicure? Una volta la ragazza aveva ricevuto doppia dose di Rintun. La sua temperatura corporale è scesa a 33 gradi. Oltre alla preghiera e agli psicofarmaci, l'altro metodo terapeutico usato nella comunità sono le punizioni. La più assurda di tutte è quella cosiddetta della carriola. Prendono questa carriola qui, te la caricano di sassi, poi c'è una persona che ti vigila mentre giri con la carriola, anche 8-9 ore al giorno. Come mai continui a girare intorno con la carriola? Castigo. Ah, in castigo. Quando le ragazze più problematiche ti fanno camminare questa carriola piena di sassi intorno a una rotatoria per diverse volte. Se proprio non ti piegavi alle loro regole, la suora ti dava degli extra. Mi ricordo estate sotto il sole, ci aveva messo a tagliare l'erba in ginocchio con le forbici. La punizione peggiore di tutte è questo laboratorio in cui le ospiti vengono costrette a lavorare anche per tutta la notte. Quella è una punizione più rigida. Ci sono gli elementi che proprio sono isolati. È un luogo dove ci sono un gruppettino circoscritto di ragazzi. Diciamo che quando la combini grossa, funziona. E cosa fate di bello qua? Lavoriamo. Lavori di ditta esterna che poi pagano la comunità. Siete in castigo qua? Sì.
sì. Ti metteva in questo laboratorio allucinante, non è umano, dove passi molte ore dalla mattina alle 9 fino alle 3 di notte, chiuso sempre in isolamento, a fare le guarnizioni di plastica, a non parlare con nessuno. Tu come stai? Tutto bene? Non so se posso parlare, silenzio. Tutto bene? Posso parlare? Ci sono anch'io 3 volte in laboratorio. La seconda volta sono stato 11 mesi. Nel laboratorio ci stavi segregato. Io ho passato 5 mesi lì, stavi tutta una notte in piedi. Però se hanno così sonno non possono andare a dormire. Dovevo chiederle. Non ci deve aspettare. In un altro luogo, nella cosiddetta legnaia, i ragazzi raccontano di aver subito dei veri e propri pestaggi, come confermano alcuni ex vecchi della comunità. Ammazzate, sono stati in giro per passare. Io ho visto ammazzate gente, ho menato vecchi. Le violenze fisiche sono ampiamente documentate anche in questo video. Questo sono io. Tante volte ha bisogno un ragazzo per tenere sveglio. Di norma, un percorso terapeutico in comunità dovrebbe durare soltanto qualche anno. I tempi di permanenza dentro Shalom, invece, nonostante tutti questi metodi, si prolungano all'infinito. Mi ha fatto tanta paura la durata del percorso, era di minimo 5 anni. Ed è tanto che siete qua? Io sono 10 anni. Quasi 6 anni. Io 11. Io 5 anni ho e 9. 20 anni? Vessati dalle punizioni e senza speranza di uscire, molti ragazzi hanno provato in ogni modo a scappare, ma tutte le volte venivano riportati dentro la comunità con la forza. Mi hanno impedito quella forza di scappare. Una furia generale, mi trascinarono in 10 di loro. Mi hanno picchiato pesantemente. Ho fatto un tentativo disperato, dopo neanche 15 metri mi hanno placcato, mi ha messo un ginocchio sul collo, a fatica, gli dicevo guarda che non respiro, mi hanno tirato su di peso, mi ha tirato un pugno in faccia. Finché un giorno, uno di questi ragazzi riesce a scappare e denuncia tutto ai carabinieri. A lui seguiranno le testimonianze di altri 200 ospiti. Non poteva immaginare però che il suo sforzo non sarebbe bastato. Siamo saliti sulla tettoia della stalla, la paura forse ha fatto tutto, perché ha detto se ci trovano qui ci massacrano. Ci siamo lanciati tutti quanti, abbiamo cercato di correre il più veloce possibile, voltandoci verso la comunità abbiamo visto che erano accesi tutti i fari che puntavano sul campo, ci stavano cercando. Quando ho visto spuntare il giorno, ero nei campi, ero felice. Sono stato il primo a denunciare. E poi lì apri il vaso di Pandora. Il processo è stato proprio una farsa. Tutti quanti sono stati assolti. Ecco dove si vede il marcio, dove si vede proprio la radice del male.